questo momento così difficile per l'economia italiana, per la società italiana, ma anche per la comunicazione, cerchiamo di capire dal presidente dell'UPA, Lorenzo Sassoli De Bianchi, come le aziende stanno reagendo in questo momento. A lei la parola, presidente. Ah, sa, le aziende si stanno rapidamente riorganizzando e devo dire che con grande efficienza si stanno adattando ad una situazione che si caratterizza con una tensione palpabile. Devo dire che io sono per primo sorpreso dalla rapidità con cui il sistema industriale, soprattutto quello che riguarda il sistema della comunicazione sta reagendo. Questo grazie anche alla tecnologia che si è sviluppata in questi anni. Se non avessimo avuto internet, oggi saremmo in una difficoltà spaventosa. E forse più che mai oggi abbiamo capito quanto internet sia importante per mettere in contatto le persone tra Certo. di loro. Mi sembra che le aziende maggiormente colpite in questo momento siano proprio quelle che sono il baluardo dell'industria italiana, no? Il turismo, anche le auto, eccetera. Lei ha dei segnali, La moda, la il moda. lusso, Ecco. sì. Noi E quindi non che. abbiamo dei dati oggettivi, abbiamo dei segnali dalle singole aziende che ci dicono che ogni azienda sta calibrando i propri investimenti pubblicitari in base a quello che sono le condizioni di mercato in cui si trova. Quindi possiamo dire che c'è un mercato in contrazione, in una rapidissima contrazione in questo momento. Ovviamente, data la contingenza, siamo nella fase acuta della crisi, per cui questo è inevitabile. Io penso che ci siano anche delle opportunità, perché l'esposizione ai media della popolazione italiana non è mai stata così alta. Abbiamo 2 ore di più al giorno in media come esposizione alla televisione. Abbiamo un'esposizione alla carta stampata molto maggiore, così anche al digitale. Quindi questo rappresenterebbe anche un'opportunità per raggiungere persone che normalmente sono più difficili da raggiungere e per rafforzare quelli che sono i valori di marca che lavorano, come sappiamo, sul lungo e non sul breve. E quindi chi avrà il coraggio di investire in questa fase, uscirà più forte. In questo contesto anche il linguaggio della comunicazione è costretto a cambiare in maniera rapidissima, Sì, no? noi abbiamo Cioè, ricerche, fatte anche in crisi precedenti, in cui nei momenti critici il linguaggio diventa molto importante, che ci dicono che il linguaggio diventa molto importante. Nel senso che noi non possiamo mostrare allegre famigliole che fanno gite campestri in un momento come questo. Quindi l'adattamento del linguaggio alla situazione è importante, purché questo linguaggio non speculi sulla situazione, perché qualsiasi tipo di riferimento, diciamo, speculativo al momento viene vissuto malissimo dal consumatore. certo. È il momento del fare, possiamo dire. Quindi le aziende, oltre che dichiarare il proprio impegno nella sostenibilità, nella responsabilità sociale, è bene che agiscano con messaggi e iniziative chiare, È il giusto? momento di rimboccarsi le maniche, ma mi pare che questo stia avvenendo. Io sono fiducioso, so che le pandemie finiscono, per cui adesso i tempi nessuno è in grado di prevederli. Io non sono un virologo, sono un neurologo e questo però mi fa preoccupare sulla tenuta di questa situazione, perché emotivamente è una situazione che si può contenere nell'arco di qualche settimana, altrimenti poi rischiamo di avere problemi molto molto seri di tipo anche sociale. Quindi bisognerà valutare con grande attenzione e liberalizzare appena possibile almeno le zone del paese che sono meno colpite o che regrediranno più rapidamente. Però certamente il linguaggio della comunicazione va adeguato, certamente
dobbiamo, però la reazione io la vedo forte. Senta, un'altra cosa, il rapporto con le agenzie, no? In questi momenti bisogna fare fronte comune, essere solidali reciprocamente e rafforzare se possibile addirittura il rapporto tra aziende e agenzie. Lei come valuta questa? Ma io so che ci stiamo tutti parlando molto con le agenzie, proprio per i temi che diceva lei, sia di pianificazione che di linguaggio, e devo dire, al di là delle difficoltà di incontro fisico, che comunque fare una riunione seduti attorno a un tavolo o farla via Skype è diverso, e questo è un dato oggettivo, per cui è un pochino più complicato, ma al di là di questo mi pare che, a parte che noi non abbiamo mai vissuto le agenzie come degli antagonisti, ma sempre come dei partner, a parte questo io penso che proprio in questa fase la partnership si rafforzi. Secondo lei, anche questa è molto impegnativa, come ne usciremo da questa situazione? Sicuramente ne usciremo tutti diversi, questo è sicuramente un dato di fatto. Io riflettevo in questi giorni, io sono in un ufficio in cui normalmente lavorano 50 persone, siamo in 5, tutti gli altri lavorano da casa. Allora mi chiedevo se valesse veramente la pena di pagare ancora l'affitto di questo ufficio in futuro, perché vedo che le cose funzionano comunque. Questo ci farà riflettere, diciamo, sul nostro modo di lavorare, sugli investimenti che dovremo fare in futuro per gestire meglio e più efficacemente situazioni di questo tipo, e comunque usciremo tutti come esseri umani diversi. Cioè, anche nel rapporto con i consumatori, tra aziende e consumatori, no? Anche nei rapporti tra aziende e consumatori. Io penso che i consumi, una volta terminata questa fase critica, i consumi ripartiranno. Probabilmente ripartiranno in modo diverso. Non tutto sarà come prima, ma ci sarà voglia di vivere, voglia di consumare, voglia di uscire, e quindi non sono preoccupato sul lungo termine. Io penso che la ripresa sarà graduale. Spero anche che sia graduale, nel senso che spero che il governo riesca a graduare la ripresa, che non sia un sì, un no che poi diventa un sì, che poi rischia di tornare no perché ci sono dei rimbalzi. Certo. Quindi secondo me questa crisi, come tutte le crisi, va gestita in maniera, va frizionata, però sono fiducioso che dopo l'estate le cose possano... Certo. Stiamo tutti spostando i nostri appuntamenti a dopo l'estate. Ecco, mi sembra ragionevolmente questo passaggio. Ecco, le aziende non cancellano le campagne di comunicazione o le rimandano, no? In una prima fase le ha rimandate. Adesso cominciano le cancellazioni. Bene, l'ultima, veramente l'ultimissima domanda, un consiglio che si sente di dare al mercato? Di investire il più possibile in questa fase, in maniera intelligente, però ricordandosi che la pubblicità lavora sul lungo termine, quindi non serve solo a vendere i prodotti il giorno dopo, ma a costruire le marche, e chi avrà il coraggio di farlo da questa crisi uscirà più rafforzato. Grazie Presidente per la sua... Buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Grazie.